è già pronto e dovrei vederlo dietro le quinte. L'uomo, uno dei protagonisti della politica di oggi, l'uomo che possiamo dire ha voluto fortemente questa sfida con l'Europa, ma non solo con l'Europa, con i mercati e anche se vogliamo col proprio, si dice così, col proprio ministro dell'economia Tria. L'avete riconosciuto, è Luigi Di Maio. Sapete che poi i mercati, dopo quello che è successo nella serata, la decisione di sfondare, di fare quel 2,4 rapporto deficit-PIL, hanno creato tensione, c'è stata tensione sia sullo spread sia sulla perdita, la borsa italiana ha bruciato molti miliardi, ma anche Mattarella ha fatto delle dichiarazioni di un certo tipo. Allora, prima di farlo entrare, vorrei che lui vedesse quella che è stata la prima manifestazione, possiamo dire, antigovernativa fatta dal PD in piazza. A margine di questa manifestazione, oggi pomeriggio, ha parlato Matteo Renzi. Ascoltate. Allora, c'è qualche problema tecnico, ma sì, però diciamo che Matteo Renzi, ovviamente, come potete immaginare, non ha avuto parole dolci per Di Maio. Credo che abbia ribadito che i rischi sono molto alti, ma adesso ve lo facciamo vedere. Ascoltate. Di Maio ha abolito la matematica. Di Maio ha abolito la matematica perché tutte le promesse che Di Maio ha fatto non stanno neanche nel 2,4. Cioè il 2,4 sta già facendo saltare i mercati, che vuol dire far saltare le famiglie, i consumatori. Ma anche col 2,4 non riesce comunque a fare il reddito di cittadinanza come lo ha promesso, la Fornero come l'ha promessa. Dunque siamo in presenza di degli irresponsabili, dei cialtroni che mettono a rischio la tenuta dei conti. Che entri il vice premier Luigi Di Maio. Buonasera, benvenuto, prego si accomodi. Allora, ho voluto mandare in onda questo passaggio perché, insomma, Renzi ha detto che voi siete in realtà dei cialtroni, parole molto forti. Dall'uomo che non è più segretario del PD, ma è, diciamo, l'uomo forte del Partito Democratico. Lei ha detto bene, abbiamo voluto molto come, e tanto, abbiamo lavorato molto come Movimento 5 Stelle, come governo, per ottenere che ci fosse questo 2,4% per riuscire a mantenere le promesse per gli italiani. Promesse che passavano per l'abolizione della legge Fornero, per le pensioni minime a 780 euro, per il reddito di cittadinanza, per l'aiuto e il rimborso dei truffati delle banche, di Banca Etruria, quel signore ne sa qualcosa. Avete Da portato a 1,5 miliardi da il quando fondo per gli abbiamo ex truffati. deciso, sì, a 1,5 miliardi il fondo Miliardo e mezzo. per i risparmiatori truffati delle banche Etruria e altre, anche le Venete. Ora, da quando abbiamo fatto questa scelta, sono circa 2 giorni, 48 ore, io mi sento fare la morale da quei signori lì. Quei signori lì, io le ho portato un piccolissimo estratto degli ultimi anni sul deficit, spero lo si possa inquadrare. Sì. Sono quelli che nel 2014 hanno fatto 3% di deficit, 2015 2,6, 2016 2,5, 2017 2,4, 2018 2. Ora quest'anno si sta facendo il 2,4, che non è difforme da quello che è stato fatto negli anni precedenti, però con una differenza, che quelli facevano deficit per darli alle banche. Noi facciamo un po' di deficit per ripagare i cittadini di tutti i tagli che gli hanno fatto in questi anni. E mi permetta di dire un'ultima cosa. I governi Renzi, Letta e Gentiloni hanno fatto 192 miliardi di euro di debiti. Ora, questi mi stanno rompendo le scatole perché con 10 miliardi voglio mandare in pensione un po' di gente e voglio ridare un po' di lavoro a chi sta nel letto in depressione, che non trova lavoro da 3 anni perché quelli gliel'hanno rubato. Allora, io non riesco, mi scusi se non l'ho sono un mai po' visto. No, accalorato, non mi ha mai io la visto così. conosco democristianamente parlando, sempre molto calmo, molto cauto. Sì, però. Oggi, questa sera, è la prima volta che la vedo molto forte dialetticamente, come se questa cosa, queste accuse, cioè, insomma,
anche voi ogni tanto avete usato dei termini forti, no? Contro gli avversari. Però questa parola di Renzi, cialtroni, l'abbiano un po' ferito o le diano fastidio? Per carità, l'abbiamo apostrofato. Cioè, che cosa dà fastidio? L'abbiamo apostrofato in maniera assai peggiore rispetto a come lui chiama. Quindi ci sta nella dialettica, no? Io non sono venuto qui a scandalizzarmi per la parola cialtroni. Ecco, però questa forza sua, noi non ci vediamo da un po'. Noi non ci vediamo da un po'. È vero, sì. In questo studio. La differenza tra il prima e dopo è che io ho messo piede al Ministero del Lavoro e al Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che come vice premier a Palazzo Chigi. E lì dentro ho trovato la situazione che mi hanno lasciato quelli lì. Questa gente era la sinistra, quella che doveva difendere i più deboli, i lavoratori, i pensionati minimi e così via. Col Jobs Act hanno ridotto in schiavitù i nostri giovani, hanno tagliato le casse integrazioni che l'altro giorno ho ripristinato per i lavoratori che finiscono in mezzo a una strada perché le aziende se vanno in Romania e in Polonia. Con la legge Fornero hanno negato il diritto di andare in pensione a un sacco di gente. Al Ministero dello Sviluppo Economico mi avevano lasciato delle crisi nel cassetto ancora aperte come quella dell'Ilva. L'abbiamo chiusa in 3 mesi dopo che per 6 anni non erano stati capaci. Quando io ho visto la situazione che ci hanno lasciato, è lì che ho perso la mia calma, la mia gentilezza, e quando ci vuole, perché sentirmi fare la morale anche da quella gente non è possibile. Poi entreremo in tutte le situazioni, no? È chiaro, capisco lo sfogo, però poi entriamo nel dettaglio, perché è chiaro che nessuno di noi qua presente sia contrario al fatto che i pensionati abbiano qualcosa in più, che ci sia una tutela in più per i cassintegrati, e il problema è sempre il solito discorso di dove si trovano i famosi miliardi. Su questo vorrei essere più attento nella fase successiva. Le chiedo però una cosa. Lo stesso Travaglio, che diciamo come direttore è uno dei pochi che sta dalla vostra parte, anche se poi è sempre critico, perché Travaglio, tutto si può dire, insomma, che ha una sua onestà intellettuale, perché? È fuori di dubbio, ha detto che avrebbe non ha visto di buon gusto questa uscita che le voglio far vedere. Cioè, voi avete sofferto questa cosa, tensioni quella sera, poi avete portato questo deficit a 2,4, rapporto deficit-PIL, e siete andati lassù, sul balcone. Guardate queste immagini. Giorgetti, uomo forte della Lega, uomo che conosce i palazzi da tanto tempo, che anche lui dice che nei palazzi, insomma, non sempre tutti vanno e remano per la stessa direzione, ha detto: avrei evitato di festeggiare sul balcone. Infatti non c'era nessuno della Lega lì. Ecco, a distanza di ore, l'avrebbe rifatto questa cosa o poteva evitarla? Perché quello in fondo è il palazzo che rappresenta tutti gli italiani, no? E dopo tanti anni in quel palazzo che rappresenta tutti gli italiani si fa una manovra del popolo che invece di pagare le solite banche, i petrolieri, i soliti amici degli amici, ripaga la popolazione italiana. Credo che si abbia almeno il diritto di festeggiare ed esultare, anche perché nella riunione che poi è finita e ci ha portato al risultato di mettere nella legge di bilancio, in questa manovra del popolo, le cose che ho appena elencato, cioè che la gente potrà andare in pensione, centinaia di migliaia di persone non dovranno più osservare la legge Fornero e pensioni di cittadinanza, reddito di cittadinanza truffati dalle banche. Nella riunione si stava decidendo il destino di milioni di italiani. Io non lo voglio dire per retorica, ma quando parliamo di pensioni di cittadinanza stiamo dicendo che alla mensa pane quotidiano a Milano i pensionati non si dovranno più mettere in fila ad una mensa dei poveri perché non riescono ad arrivare più a fine mese. Stiamo dicendo che quel ragazzo che sta da 2 anni nel letto in depressione perché ha mandato curriculum a tutto il mondo e nessuno gli ha risposto, lo riprendiamo da lì, lo mettiamo in un centro per l'impiego per riformarsi e riqualificarsi. Cioè, chiudo, no, ma ho capito, chiudo, però e poteva farla in piazza, questa è la domanda, anche perché... Poi sono sceso anche in piazza. Sai che i balconi in Italia storicamente non è che porta vorrà dire che invertiremo la tendenza. Va bene, però le posso dire una cosa. Quella scena che vedete lì,
quella scena che vedete lì è la scena sincera. Ma è la figlia di un ragazzo di 30 anni che dice ho fatto sta cosa. Di ministri della Repubblica che sono felici di aver mantenuto una promessa agli italiani. Va poi bene. Chi mi critica mi continuerà a criticare. Magari, non lo so, può essere una cosa che non tutti condividono, ma pensiamo e badiamo ai fatti, ecco. Perché da lì per tanti anni si sono affacciati gli aguzzini del popolo italiano, adesso, non quelli che aiutavano il popolo italiano. Adesso... Tra l'altro io non ho mi detto, faccia dire dai aguzzini una mi permette parola, di dire una cosa il presidente, l'ex presidente Gentiloni ha detto io non mi Letta non mi sembrava aguzzino dai 7 miliardi e mezzo di euro alle banche in una notte capito, io c'ero quella notte no ma per carità però la figura perché una cosa che poi non si capisce una cosa altro. Che non si ricorda mai è che il primo motivo per cui noi abbiamo dovuto affrontare con estrema difficoltà questa legge di bilancio è che dobbiamo ripagare i debiti di quelli di prima. C'erano 12 miliardi di euro da disinnescare di clausole di salvaguardia per non far aumentare l'IVA, che già avevano aumentato durante il governo Letta, perché quelli che mi fanno la morale sul 2,4 dovrebbero almeno avere la decenza di stare zitti, perché ci hanno lasciato il rischio che aumentasse l'IVA. In campagna elettorale avevamo promesso che non aumentava l'IVA, non aumenta. Avevamo promesso di abolire la legge Fornero, la togliamo di mezzo. Avevamo promesso il reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza. Cioè, lei dice, le promesse le abbiamo dovute mantenere fin da subito, no? Perché si diceva, in fondo, quella notte, che io vorrei lei ce la raccontasse, si dice, dietro le quinte, in retroscena, che il ministro Tria, il ministro dell'economia, fosse entrato con una cartella che aveva una linea rossa, che era il famoso 1,9 di deficit. Non si può più fare oltre, forse si può arrivare al 2. E poi arriva al 2,4. Ecco, mi vuole spiegare quella notte se Tria è uscito malmesso, malconcio, dimezzato? Cioè, cosa è successo in quella stanza? Ce lo dica, perché è una curiosità. Prima di tutto fa passare me Salvini per degli energumeni che mettono... No, lei non me la vedo. Salvini già più... che sa che ha... Semplicemente io le dico, noi abbiamo fatto più riunioni in questi mesi, perché poi quella è stata la riunione finale in cui si doveva concludere. Avevamo sempre chiesto al Ministero dell'Economia e Finanze, a Giovanni Tria e ai suoi collaboratori, di fare più scenari. Quindi c'era lo scenario a 1,6, a 1,9, a 2,4. Ora, qualcuno pensa che si stia cercando lo scontro con l'Unione Europea, addirittura qualcuno dice il disegno per uscire dall'euro, dall'Europa, nulla di tutto questo. Savona ha detto adesso noi si fa la guerra, ci tocca fare la guerra, Savona, dire, che doveva essere ministro dell'economia, qui siamo sotto ha attacco scritto dal questo. Primo giorno che abbiamo messo piede in quel palazzo, perché tutti sperano di tirarci fuori, perché il vero grande tema è che intanto... Posso dire una cosa a suo favore, Giletti? Lei è stato cacciato dalla RAI perché parlava di vitalizi ogni pomeriggio su RAI 1 e questa cosa non andava giù a chi prendeva il vitalizio. Noi a luglio... Parlavo anche di mafia, forse in orari troppo... Lo so che sono limitativo. No, anche cioè, di mafia, diciamo... Sono, diciamo che parlare solo di vitalizi forse è limitante, però... Questo luglio... Cioè lei ha notizie di questo, un po', è questo, certo di questo. Questo luglio... No, mi fa piacere, perché a me non l'ha mai detto, ma mi hanno detto che devo fare il varietà. Però mi è stato detto così al settimo piano. Questo luglio, diciamo, è una cosa che è passata un po' sotto traccia. La Camera dei Deputati ha abolito i vitalizi agli ex parlamentari. Cioè c'è Cirino Pomicino che adesso prende una pensione... per quanto ha versato nella sua vita e non un mega vitalizio fuori da quello che ha versato. Ed è una cosa che dà fastidio a quei signori che ci vedono su quel balcone e vorrebbero il prima possibile che questo governo uscisse da quel palazzo e finisse nuovo all'opposizione, perché sono lei, molto preoccupati Cirino per le Pomicino. Pensioni d'oro e per i loro privilegi. Cirino Pomicino, l'ha citato lei, siccome io domenica... Io lo cito sempre. No, lo so, infatti lui è molto apprezza Arrabbi. Molto questa cosa. No, nel senso che domenica noi abbiamo parlato di vitalizie, che sa, la 7 si può fare. E quindi abbiamo sentito Cirino Pomicino che le ha detto questo. Ascolti bene. Onorevole, inizio e faccio vedere questo video. Amichevolmente a lei, Floris, qui per anni su queste sedi. Mi è stato detto che non si potevano tagliare i vitalizi, li abbiamo tagliati a luglio e Cirino Pomicino prende una pensione per quello che ha versato e non più per il vitalizio che ha preso in tutti questi anni. Applausi fragorosi. Infatti, il mio nome è sempre... Come mai? Ma perché credo che Di Maio ha questa predilezione e ripeto,
mi fregio come un onore, perché naturalmente il ministro del lavoro, che altro non fa che ripetere sempre il mio cognome, signori, sono per lui una persona da emulare. Devo dire onestamente che Cirino Pomicino è stato uno dei pochi che non ha fatto ricorso, sa che in tanti faranno ricorso. Comunque lui ha detto non farò ricorso e ha risposto mentre altri fuggono, eccetera. Certamente questa non teme però i ricorsi, che poi alla fine finisca male, che i magistrati diano ragione, che si siano attaccati i diritti prima acquisiti. Non teme questo, perché ce ne sono tanti, mi sembra che siano oltre 1100 che hanno fatto ricorsi. Sì, perché quelli a cui abbiamo tagliato il vitalizio dicendo io non è che ti taglio tutto, semplicemente dico che tu devi prendere una pensione come tutte le persone normali per i contributi che hai versato. Questi non solo si sono arrabbiati, ma hanno mandato quasi 1000 ricorsi, un migliaio di ricorsi, sì, sono arrivati alla Camera dei Deputati. Ci vuole prima di tutto un fegato di ferro per fare addirittura un ricorso dopo che per anni hai mangiato sulle spalle dei cittadini italiani a cui tagliavano la pensione. Ma lasciamo perdere. C'è una cosa che non si sa e che bisogna ribadire qui e che mi rende molto fiducioso. Che quei signori lì della Prima Repubblica avevano creato, anche con una buona ragione, la cosiddetta autodichia, che è una cosa per cui quello che succede alla Camera e al Senato non viene giudicato dai normali giudici. Alla Camera e al Senato non possono entrare i poliziotti, i finanzieri. C'è un mondo a parte, diciamo, della legislazione. Me ne ero reso conto. Bene. Allora, quando questi signori mandano il ricorso e chiedono diritti, sanno che non verranno giudicati da un giudice, ma verranno giudicati da un organo che loro hanno voluto fosse politico all'interno della Camera e del Senato e con cui si sono sempre blindati in questi anni perché era in mano a loro. Quindi adesso quest'organo politico non è più in mano a loro, quindi i loro ricorsi credo proprio complicato. Che non faranno una bella fine. Ecco, però lei non mi ha detto quello che è successo quella sera. Ha ragione. Allora, io, siccome poi in retroscena sono abbastanza i giornali, Corriere, insomma Repubblica, sono molto informati, hanno qualcuno che parla, eccetera, parlano davvero di un presidente Mattarella che abbia invitato Tria a non abbandonare, a non lasciare. Come stanno le cose? Tria è un ministro a tempo per voi o no? Noi siamo una squadra. Una squadra che si finché resta unita farà sempre grandi cose. E anche in questa decisione, anche dalle parole di Giovanni stamattina nella sua intervista al Sole 24 Ore, viene fuori il senso della squadra. Questa squadra, per la prima volta, dopo tanti anni, ha messo al centro del tavolo non l'1,4, il 2,4, non era questo l'argomento della discussione. L'argomento a quel tavolo era come facciamo a mandare in pensione le persone, come facciamo ad aiutare i professionisti, perché con questa manovra le partite IVA avranno il 15% di tassa unica, di flat tax sotto i 65.000 euro. Come facciamo? Poi, dopodiché, abbiamo fatto i conti, abbiamo visto quanti soldi ci volevano e abbiamo partorito il 2,4. Quella riunione è stata una riunione in cui, ovviamente... Cioè, non sono volati di stracci in quella riunione? Per carità, c'è stata tensione? Guarda, ovviamente, si leggono in retroscena sui giornali. E poi, per carità... Però, a Giovanni, prima di tutto... Giovanni Tria. Io lo chiamo Giovanni perché sono 4 mesi che lavoriamo fianco a fianco e sono persone con cui stiamo facendo, secondo me, un buon lavoro, stiamo mantenendo le promesse. A Giovanni, prima di tutto, nessuno ha chiesto di dimettersi. Nessuno ha mai immaginato che si volesse dimettere. Ma lui non ha mai dato una sensazione di dire no, io devo... Anche Mattarella ha detto attenzione, fatto un monito, attenzione a mantenere i conti, è importante... per il futuro, per i giovani. Ecco, quello che le chiedo, se domani l'Europa ci fa, non accetta quello che abbiamo scelto e fa un'operazione di pesante sanzione nei nostri confronti, come può reagire l'Italia? Ma vede, io sono molto fiducioso sull'Europa perché Macron si è spostato al 2,8, anche lui rispetto agli impegni che aveva preso. L'Italia è al 2,4, fa meglio della Francia. Però lui non ha il debito che abbiamo noi, no? Questa è sempre la solita storia. Il debito delle famiglie francesi, delle società francesi, il debito pubblico francese è assai superiore a quello italiano. Quindi la Francia è molto più esposta. Cioè, però lei mi risponde, se fanno una procedura di infrazione pesante, io che credo ci può costare miliardi, che nelle prossime settimane si possa dialogare con l'Europa per ottenere il massimo per i cittadini. Però ci dobbiamo dire una cosa, perché sennò qui...
non ne usciamo. Io leggo sui giornali che è in ballo il futuro dei giovani, l'hanno scoperto oggi che è in ballo il futuro dei giovani, quando facevano i soldi, le leggi salva banche, 20 miliardi per le banche, il futuro dei giovani non c'era. Però c'è una cosa ancora più importante, perché adesso si sta facendo passare questo governo per quello che fa debito. Ma il debito pubblico e il record di debito pubblico li abbiamo segnati negli ultimi anni, quando si facevano le manovre in deficit come queste, però non per aiutare i cittadini. Quello che le dico è che noi non solo con questa legge manovra del popolo aiuteremo la gente, ma siccome tutte queste persone avranno più soldi da spendere, avranno più possibilità di muoversi nella società, di fare cose, di interagire, dice, con l'economia, aumenterà il PIL. Lei dice e che non è un investimento sulla spesa corrente, ma ci saranno anche molti investimenti strutturali. Noi abbiamo previsto perché un piano quella da, è la parte noi diversa, abbiamo previsto no? un piano da 15 miliardi di euro di investimenti nella nuova legge di bilancio. Però gli investimenti non sono solo soldi. Quando noi diciamo che ridurremo di un terzo le norme del codice degli appalti, che è troppo complicato, io ho pronto come Ministro dello Sviluppo Economico un taglio a un sacco di certificazioni, burocrazia, ci sono alcuni commercianti dell'alimentare che hanno ancora il registro del burro, una serie di cose degli anni 30, eliminiamo questa roba. Beh, sulla benzina ci sono le accise da guerra di Etiopia, semplifichiamo il codice, semplifichiamo per carità. Semplifichiamo il codice di procedura civile riducendo i tempi della giustizia, sì, tutta questa roba. All'Europa potrebbe far piacere. Ma non è anche all'Europa, anche, però no? Abbia pazienza, io le cose le faccio prima di tutto per aiutare gli italiani. Poi sì, all'Europa spiegheremo mano... le buone ragioni di perché c'è un governo in Italia e finalmente sta aiutando gli italiani. Sì, però come il i francesi italiano... hanno aiutato i francesi, gli inglesi sì, hanno aiutato gli inglesi. Il debito italiano però è in mano, ecco perché siamo meno sovrani. Perché purtroppo il nostro debito è in mano e lei all'estero in modo lei importante. Ha no? A me ragione. Preoccupa questo. Io quando parlo con i mercati, insomma, questa figura mitologica, sono degli investitori, sono fondi no? di investimento, sono soggetti che comprano il nostro debito. Loro ci dicono, noi scommettiamo su un'Italia che va bene con un governo compatto. Uno di queste persone mi ha detto anche, è inutile che provano a dire che si sta provando a buttare giù il governo Conte perché lo si vuole sostituire con qualcos'altro. Tutti gli investitori sanno che in Italia in questo momento l'unica possibilità di governo siete voi per una questione numerica. Quello che noi ci aspettiamo come investitori sono due cose: che si facciano misure che fanno crescere l'Italia, e questo noi lo facciamo nella manovra. Però quelli sono investimenti strutturali importanti. Ma non solo gli investimenti, anche, però abbia pazienza, perché, se io prendo un disoccupato, spesa corrente. Se io prendo un disoccupato, giovane o meno giovane, lo formo, gli do un lavoro, quella persona spenderà di più e farà crescere l'economia. Dopo le faccio un servizio che l'aiuta a far capire come non si deve fare, come non si è fatto in questi anni. Però prima le chiedo di ascoltare e di vedere questo servizio che ha fatto la nostra attrice comica, Rosanna Sferrazza. Perché glielo dico? Perché lei da un lato dice al Ministero dell'Economia noi stiamo con Tria, non abbiamo nessun problema, eccetera. Però nell'intervista che ha fatto alla Latella l'altro giorno a Sky si è lasciato scappare il fatto che comunque ha detto ho visto molti dirigenti che hanno fatto una serie infinita di trabocchetti, probabilmente sono dei dirigenti che sono stati messi lì e servono determinate persone che li hanno messe lì. Quindi tuttavia, no? Quello che diceva Rocco Casalino, il portavoce di Conte, che ci sono ostacoli, bastoni pesanti all'interno del Ministero dell'Economia, non è un segreto. Allora, noi siamo andati lì, poi mi risponda. Guardiamo e sorridiamo così, perché bisogna anche sorridere. Vai. Ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF. La mega vendetta di Casalino si attuerà. Sono le 7:30 di mattina e stanno arrivando quelli del MEF. Ma chi sono quelli del MEF? Se lei è dipendente del MEF per caso? Lei è dirigente del MEF? Ma non avete paura che vi cacciano, come ha detto Casalino? Tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF. Sbrigatevi!
Sbrigatevi! Siamo in rosso, ragazzi, lavorate al MEF? Sì, ho capito, ma se voi al rosso non mi siete sensibili, non rischi la vita. Risponda alla mia domanda, lei è dirigente del MEF? Non commenterò mai. Non commenterò mai, ma lei è dirigente? No. Ma di bassa. A me quelli mi piacciono. Ci concentreremo a far fuori. Scusate, buongiorno, siete dipendenti del MEF? No. Spendete qualche parola? No. Non possiamo. Ma per esempio però siete dipendenti. Siamo dipendenti ma non possiamo. Io sono dirigente del MEF, adesso devo pagare. Ma puoi dare un messaggio vocale a Di Maio e tranquillizzarlo se si può fare questo reddito di cittadinanza, se trovate i soldi? Non ho la competenza di dare questa assicurazione. Per tranquillizzare gli italiani che non è che questo apparato burocrate rallenta la macchina? Non credo che lei. Lei si chiama? Un'altra volta, arrivederci. Dopo questa cosa che ha detto Casalino, non avete paura che vi caccia tutti? No, assolutamente. Tranquillo? No, assolutamente. Ma chi ci caccia? 25 anni, chi ci caccia? 25 anni. Ci spiega un po' meglio, al di là dell'ironia di Rosanna Sferrazza. Guardi, rispetto a quella dichiarazione del portavoce del Presidente del Consiglio, ho avuto due reazioni diametralmente opposte. C'era quello che si definisce establishment, diceva è una vergogna, è un'indignazione. Poi andavo per strada, le persone mi fermavano e dicevano ma ha detto una cosa che tutti quanti pensiamo, che dentro la pubblica amministrazione, non tutti, ma ci sono una serie di personaggi messi lì da quelli di prima che proveranno a fare trabocchetti, insidie e a creare insidie per provare a fermare questo governo. Perché? Perché io sono d'accordo che la pubblica amministrazione deve essere indipendente e deve vincere i concorsi per arrivare a diventare pubblica amministrazione. Il problema è che in questi anni a volte o si sono fatte le stabilizzazioni o le sanatorie o nessun concorso e lì dentro si sono messi personaggi che oggi non rispondono allo Stato ma rispondono a qualche partito. Ho detto una cosa così sconvolgente, ho detto una cosa così strana, lo sappiamo da tutti che sono dei tecnocrati che ci remano contro. Io poi le dico un'altra cosa, ma non vale per il MEF, vale per tutti i ministeri. Perché ho visto anche Toninelli che dice... Ma vale per tutti i ministeri. All'interno del Ministero delle Ma vale per tutti, perché? Ma è anche, io credo che sia anche, come dire, prevedibile. Non è che noi qui stiamo dicendo abbiamo scoperto una cosa, abbiamo scoperto l'acqua calda. C'è una cosa che è successa per decenni, che ognuno arrivava lì e metteva gente sua, che poi stabilizzava lì dentro. Se remano contro, scusi, però, come fa ad andare avanti il sistema? Allora, io ieri l'ho detto... No, non è o li eliminare, metti da parte. Adesso se dico li eliminiamo, no, inizio però dico polemica, o li metti in modo tale che non io rompano. Io voglio dire su questo una sola cosa, che la legge gli ha dato troppi poteri, ha dato troppi poteri alla macchina burocratica, perché ad un certo punto si è deciso di fare leggi che toglievano potere alla politica e ne davano molta di più ai burocrati. Se tu vai oggi in un comune, il capo dell'ufficio tecnico ha più potere dell'assessore alle infrastrutture. Ora, questo è giusto, è sbagliato? Secondo me la politica deve decidere e si deve prendere le sue responsabilità, se no troppe volte ci troviamo il politico che dice ma non dipende da me se si può fare o no, perché il tecnico ha detto che non è possibile, ma il politico è eletto, il tecnico sta lì, non eletto. Le posso dire una cosa? Mi ha fatto venire in mente adesso... Quindi parlava. Bisogna cambiare la legge, sì, le dico con tutta franchezza. Però mi è venuto in mente un caso concreto, no? Perché io poi prendo a cuore le battaglie, abbiamo fatto battaglie in singoli casi. A proposito di quello che diceva, nel comune di Licata c'è un signore che si chiama Ortega che è stato, noi l'abbiamo certificato, abbiamo raccontato la sua storia, una persona per bene, che aveva fatto una serie di iniziative volte alla legittimità in una terra dove si dovevano abbattere determinate case costruite in modo abusivo, eccetera. Bene, questo signore è stato messo, dopo quello che è successo, da parte. Forse era una battaglia troppo scomoda. Ecco, io credo che invece l'Italia debba avere gente come Ortega e tenerla santa, proteggerla. Quindi glielo do come importante, cito come lei esempio questa storia. Licata. Sì. Io conosco bene e gli mando un grande abbraccio l'ex sindaco, che è Angelo Cambiano. Come no? Che è stato mandato a casa dalla sua maggioranza quando ha cominciato a lottare contro l'abusivismo. Ad Angelo va il mio grande saluto. Questa cosa che lei ha detto è molto... Cioè anche le Ferrovie Nord, un uomo come Andrea
franzoso che denunciò con coraggio adesso, quello che è schifato, che c'era dentro, era stato messo fuori. E adesso noi l'abbiamo messo nel CDA di Trenord. E questa quello è stata che aveva una grande... denunciato il sistema Trenord. Questo, infatti, le do merito di questo. Sono però contento. Le faccio una domanda. Perché allora i mercati venerdì hanno reagito in questo modo violento? 22 miliardi bruciati, lo spread che inizia a salire. È il solito discorso dei poteri forti esteri su di voi? Io mi chiedo perché quando si è fatto lo stesso 2,4, il 3, il 2,6 e il 2,5 i mercati non hanno reagito come hanno reagito venerdì con noi col 2,4? Allora, ovviamente non voglio fare, per carità, io non voglio fare complottismo, io le dico semplicemente... Si dice che c'era un accordo che voi non dovevate sforare, preso precedentemente, bisogna tenerla entro l'1,6, forse l'1,9. Io non ho notizie di accordi sull'1,6. L'unica cosa che però posso dire è che in questi giorni sto vedendo una buona parte della carta stampata, una buona parte anche di giornali molto, molto referenziati agli occhi degli investitori che tifano per far salire lo spread, che sono gli stessi che negli anni invece hanno nascosto il buco di debito pubblico che hanno creato quelli di prima per finanziarsi i loro privilegi. Guardi, io sono convinto del fatto che nei prossimi mesi noi con i tagli alle cose inutili riusciremo a ripagare molto del debito. Ma... perché? Io ho detto ieri che parte adesso un team mani di forbici che si mette con il bilancio in mano e comincia a tagliare tutto quello che non serve. Abbiamo dato un piccolo assaggio quest'estate. Perché voi avevate detto che c'erano 30 miliardi, mi sembra, all'inizio, durante la campagna. Ce ne sono di miliardi da tagliare. Infatti il 2,4, a differenza di quelli di prima, è semplicemente un piccolo prestito. Perché? Perché molti tagli che noi adesso andremo a fare magari andranno a regime, faranno soldi, alla fine dell'anno prossimo. E in ogni caso noi avevamo promesso agli italiani che non aspettavamo un anno per cominciare a realizzare le promesse, ma col team mani di forbici cominciamo a fare una cosa importante, che è tagliare tutto quello che non serve. Quest'estate io ho dimostrato a me stesso, perché prima di tutto bisogna dimostrare a se stesso, che tutto quello che mi avevano detto per 5 anni all'opposizione che non si poteva fare, si poteva fare. Ci avevano detto l'Air Force Renzi, l'aereo che quel signore si era comprato a 170 milioni di euro e si voleva fare pure la doccia presidenziale, non si può eliminare, non si può revocare, l'abbiamo revocato. Abbiamo eliminato questo contratto scandaloso. Questa è una piccola cosa, 170 milioni di euro sono pochissimi. Che sono piccoli, però lei dice, capisce, lei immagina quanti Air Force Renzi ci sono nel bilancio dello Stato? No. Tantissimi. A me basta che voi sappiate dove mettere mani, perché il problema è che domani i mercati, è lunedì, si svegliano di nuovo e vorrei capire da lei che previsioni fa sul domani lunedì. Io penso che nei prossimi giorni... Cioè, dovete andare a Bruxelles in fretta? Ma sicuramente domani il ministro dell'economia è l'Ecofin. Noi siamo in continuo rapporto e interlocuzione con tutti i soggetti del mercato. Io l'unica cosa che non voglio fare, e non è così perché dai soggetti che investono non mi arrivano questi film... Tanto sto facendo scusi che la interrompo, ma sta arrivando Asia Argento, che è un'intervista importante che... C'è stata già quando chiesta... Volete, no, 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 per carità, credo che sia più interessante in questo momento andare avanti, però siccome... Me lo dica lei. Le faccio sapere che molte televisioni estere hanno già chiesto di poter acquistare questa intervista, quindi aspettano, si aspetta. Buon per lei. Io vorrei capire però se davvero non teme che invece l'Europa alzi toni e chieda... Ma io, qualcosa in cambio a livello di sanzione. Qui si sta facendo passare la linea di questo governo come qualcosa di trasgressivo. Spagna, Portogallo, non solo la Francia, hanno fatto tutti i deficit in questi anni per aiutare il loro popolo. Quando noi ce la prendevamo con l'Europa dicendo l'Europa è contro l'Italia, no, è che gli altri paesi hanno pensato agli interessi del loro popolo. Qui non si pensava agli interessi del popolo italiano, adesso si inizia a farlo. Ascolti Salvini, perché ogni tanto mi date l'idea che voi siete il poliziotto buono, lei e Conte, e dall'altra parte Salvini, quello un po' che fa la voce più pesante con l'Europa. Ascoltiamo Salvini. Penso ai pensionati, penso ai giovani disoccupati, penso anche all'aumento delle pensioni di invalidità che erano ferme a cifre vergognose da troppi anni. E nessuno a Bruxelles mi può dire che non è diritto di farlo, e se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare, me ne frego e lo faccio lo stesso. È un ruolo diverso con me, come lui ha più volte detto che ha un grande rapporto con lei.
Non so se si dica così, ma credo... Io lo ribadisco e lo confermo, perché finché io e Matteo Salvini saremo compatti nel portare avanti il contratto di governo, niente potrà fermare questo governo. E che provano a dividerci ogni giorno, provano a giocare, a metterci l'uno contro l'altro, una dichiarazione un giorno, una dichiarazione un'altra. Berlusconi, ma non credo che ruolo può avere in questo? Perché comunque Salvini è andato a cena la scorsa settimana, mi sembra... Berlusconi può stare tranquillo all'opposizione. Questo ruolo se lo può tenere, non c'è nessun problema. Gli ha fatto gli auguri per il compleanno? Non ho il suo numero cellulare, non l'ho sentito. Lei sa che io ho scelto di non sedermi al tavolo con Berlusconi nella fase di formazione del governo, e forse lì mi sono giocato il mio ruolo di Presidente del Consiglio. Però era una questione di coerenza. Solo che in questi giorni che sto vedendo il giochino dello spread con i giornali Repubblica, La Stampa, che giocano a tifare per lo spread... Devo dargli atto che quando cadde l'ultimo governo prima del 4 marzo eletto dal popolo, sicuramente si sono innescate una serie di dinamiche, di giochini di una sinistra italiana che non sa portare avanti le proprie battaglie in maniera leale, ma ricorre a sotterfugi, televisioni, Gruppo De Benedetti, giornali e giornalini. Mi dispiace che anche i suoi giornali in questi giorni stiano tifando per far salire lo spread, quando lui è stato vittima dello spread tanti anni fa. Ma questa volta non succederà, perché noi non siamo ricattabili. Cioè, noi non possono dire o lasci o ti facciamo perdere le televisioni. Perché noi l'unica cosa che abbiamo da perdere è la reputazione, cioè quella di aver mantenuto le promesse con gli italiani oppure no. È l'unica cosa che abbiamo da perdere. Ma neanche sui tetti pubblicitari della RAI e di Mediaset... Ha chiesto qualcosa a Salvini, ne avete parlato? Perché lì si gioca una partita molto importante. Chiariamo una cosa. Quando noi abbiamo fatto... Che voi avete in mano, scusi, i suoi uomini hanno in mano anche le deleghe importanti delle telecomunicazioni. E questo era garanzia di tutto il governo, che Vito Crimi stesse all'editoria, come ministro dello sviluppo economico ho tenuto per me la delega alle telecomunicazioni. Cioè, perché Berlusconi non se la passa bene da questo punto di vista... Se avete voi queste situazioni. Mi dispiace per lui, però gli italiani hanno votato il 4 marzo. Noi abbiamo preso il 33%, i due vincitori erano il Movimento 5 Stelle col 33%, la Lega col 17%, siamo andati al governo con un contratto di governo. Poi noi la Lega abbiamo tante cose che sono diverse, che non sono in comune. No, però abbiamo visto storicamente, vi siete insultati governo, anche lì da destra manca, sia chiaro, abbiamo un contratto di governo e stiamo portando avanti delle cose. Però sapevo già allora che Matteo Salvini era in coalizione col centrodestra a livello regionale. Una cosa lui sa e non si è mai permesso, non mi deve mai chiedere, è garanzie per Berlusconi, perché non ci sono garanzie da dare a Berlusconi in questo governo. Se lo facciamo come quelli di prima. Intanto avete fatto il presidente della RAI, Marcello Foa, dopo grandi tensioni, dopo voti negativi proprio di Berlusconi, che fece mancare il numero nel consiglio, è stato eletto. Io le faccio vedere questo passaggio che ci è stato dato da Radio Rock, da un mio caro amico Dan che fa questo lavoro. Guardate che musica suona e canta il presidente, il neo presidente della RAI. Un pezzettino solo, presidente, e poi rifaccio la domanda. Rifacciamo dall'inizio. Dai, che è una cosa diversa, presidente. Se sta a far risare. No, io ho un problema, che mia mamma, che non c'è più, è una cantante lirica, se mi sente cantare... Ma no, se le faccio sentire gli altri, sua madre dice che lei è bravo. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Senta, presidente, che tipo di RAI sarà secondo lei? Una RAI più intonata di me? Diciamo che Foa è stato simpatico. Diciamo il mio amico Dejan è stato bravo. Non l'abbiamo scelto perché sapeva cantare. Diciamo. Questo è vero, non è che fa la mamma dall'altra parte, non la guarda, non so. Ecco, non è... Però l'abbiamo scelto perché è un grande giornalista. Ecco. E tra l'altro era anche, posso dire questa cosa, era anche un giornalista fuori da quel gruppetto pariolino di giornalisti romani che ogni giorno passano il tempo a osannarsi l'uno con l'altro. Già tanti nemici, poi non mi metta in queste situazioni. Ma tanto uno di più, uno di meno. La domanda, no, ma io ho spalle larghe, però le faccio una domanda. Alla fine, voi, presidente, dice che bisogna aprire le finestre e mettere un po' d'aria fresca in Rai. Io ho 27 anni, io credo che non basti da un lato aprire le finestre. E poi le chiedo, in fondo voi... Avete fatto la stessa strategia di tutti, cioè la Lega ha appoggiato il presidente, voi avete eletto il vostro amministratore delegato.
In che cosa c'è speranza che cambi qualcosa da questo punto di vista? Prima di tutto nel metodo. Marcello Fo, nessuno può dire che è un... Anzi, scriveva per il giornale, quindi... Ma nessuno potrà mai dire che è un giornalista della Lega. Marcello Fo ha una sua storia personale che viene prima della Lega, prima di questo governo. Fabrizio Salini, che è l'attuale direttore generale della RAI, io non lo conoscevo prima di 2 settimane dalla sua nomina. Quindi abbiamo visto i curriculum, ci siamo studiati le competenze e le abbiamo scelte. Sì, ma tradotto, basta aprire 2 finestre... Quella è una sfida epocale, cioè mettere le mani sulla RAI e riuscire a rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei conosce bene perché è stato uno di quelli colpiti dall'assenza di merito nella RAI, io penso che sia la nostra più grande sfida. Chi la dovrà combattere? Non la dovrà combattere soltanto Fabrizio Salini o Marcello Foa, la dovremo combattere tutti quanti noi politici, tenendo lontano dalla RAI le mani il più possibile, perché così la RAI potrà risorgere e evitare le influenze della politica. Sarà difficile perché... c'è una cosa sulla RAI. La politica e il Parlamento è sempre... Cioè, la RAI ha riferimento parlamentare, quindi è chiaro che togliere la politica è difficile dalla RAI. Posso permettermi di dire questa cosa adesso? Perché a volte non è il politico che va alla ricerca di qualcuno in RAI, ma a volte capita anche l'inverso, cioè che qualcuno in RAI si va a sottomettere al politico di turno prima ancora che il politico lo chieda. O magari ed cambia bandiera. Ed è un atteggiamento culturale succede, che deve cambiare. Vinci tu, cambia. Io ho visto gente che era di Forza Italia passare al PD e PD passare a Forza Italia. Quindi è un trasformismo totale. Una cosa è certa, gli italiani non possono pagare il canone per una RAI in queste condizioni. Ma no, non mi metto in queste difficoltà, perché io ho un rapporto con la RAI importante. Lo dico io. Credo che la RAI faccia un grande servizio generale. Ha tanti programmi di grande successo, quindi non mi metta in questa situazione. Però le voglio far ascoltare invece Elsa Fornero, che dice delle cose da sempre molto critiche nei vostri confronti, suoi di Salvini. Ascolti. Sono triste perché mi sembra che esultare e chiamare atto di coraggio quello di fare cose mettendolo a debito di altri... Primo, non sia affatto un atto di coraggio, e secondo, non mi sembra il caso di esultare. Una persona del popolo, come dicono loro, quando si indebita sa che fa un qualche cosa che può incidere sul suo futuro. Salvini ha detto: ci andrei anche a piedi a fare un confronto con la professoressa Fornero. Lei lo farebbe un confronto con Salvini? E io ho risposto che deve ancora studiare un po'. Perché, guardi, Salvini esprime troppe certezze. Lui sa tutto. Io. E qualche volta il noi non starebbe male. E Di Maio invece? Di Maio, francamente... ci farebbe un confronto. Ma io saprei cosa dirgli. Cioè? Anche lui dovrebbe studiare. Perché, per esempio, io non ho idea che Di Maio sappia distinguere tra un disavanzo e un debito. E quando Di Maio dice attingere al disavanzo, il disavanzo è un buco. Cosa attingi? Disavanzo casomai lo allarghi, ma non è, ecco, ne fai di più, ma non è che puoi attingere perché non ci sono risorse lì. Lei lo farebbe confronto con la Fornero o no? Adesso che abbiamo abolito la sua legge, sì. Non c'è problema. Beh, l'avete abolita, avete dato una sforbiciata in una certa direzione. Giletti, io ho 32 anni, poche certezze e tanta strada ancora da fare, tante cose da imparare, tanto da studiare, per carità. Non andrò a prendere ripetizioni da lei, perché quel governo in quegli anni ha distrutto la vita degli italiani. Beh, però in quel momento, ricordiamo, era una situazione molto complicata e si dice la situazione sia stata era complicata, molto complicata, spread al 500, Monti disse si può salvare solo... Quelle lacrime della Fornero erano proprio il fatto che sapeva che quella era una legge molto pesante che avrebbe portato sacrifici, ma probabilmente era stata costretta in quell'immediatezza a farla. La situazione era complicata, ma a mio modo di vedere, poi mi sbaglierò, gli italiani credo che siano d'accordo con me su questo, la ricetta era sbagliata. Infatti l'operazione riuscì, ma il paziente morì. Allora, le voglio far vedere una cosa velocissima sul pubblico impiego. Auguri, vi le dico, perché noi siamo andammo tante volte con Beniamino, Daniele, l'unica cosa che ha imparato è la bacheca. Guardi un attimo lì.
questo qua è un libretto che io ero piccolino, guarda qua, 1984. È un bel mobile antico, perciò lo sono ancora con me. Questo qua, ti devo dire la verità, non so che cos'è. Una montagna di scartoffie e quante proposte di lavoro? Mai nessuno. È la prima volta che vengo qua. Che si può fare? Io ho bisogno di lavorare. Là sì, sicuramente. Sono 24 proposte di lavoro, le ho contate. A Napoli i disoccupati sono 113.000. Quindi siamo altri film, secondo me, stiamo. Ti interessa qualcosa? Chef! Devi conoscere l'olandese? Ma io un uomo di italiano, cioè se c'è un italiano. L'olandese, io. Lo capi, ma serve iscriversi al centro per l'inclusione. L'iscrizione serve per se un'azienda vuole assumere, se la fa qualche domandino, questo serve. Non dovreste essere voi a trovare il contatto tra azienda e lavoratore? No, ma scusate, lui ha detto a lui, ma lui non l'ha fatto. Ma voi siete il centro per l'impiego? No, è incoerente la cosa, hai ragione. Ma non è il centro. Scusate, uno si iscrive al centro per l'impiego per trovare un impiego. E beh, avete visto in dati che se c'è qualcosa? Pure lui che ha baghetto, pure lei con la baghetto. No, quindi adesso sono il procedimento. Scusate, non dico voi da lui, qui è colpa nostra. Se non funziona qua, dico colpa nostra. Allora, non mi dica niente. C'è tanto non da c'è fare. Proprio a dire, avete tanto da fare, tanti auguri. Io le chiedo una cosa, non anche lì non credo mi debba rispondere. Se riparte Genova, se si riesce a fare in tempi veri, rapidi, quel ponte, può ripartire l'Italia. Cioè la sfida vera, secondo me, ve la giocate su Genova, sulla credibilità di costruire. Non buttate via quel ponte, nel senso quel ponte è l'Italia, se riparte quel ponte riparte l'Italia e quella la deve possiamo fare. Possiamo dire una cosa in 10 secondi? Quando sono stato lì i primi giorni a Genova ho promesso due cose ai genovesi: che avremmo scritto un decreto per fare subito e costruire alla velocità della luce il ponte, e due, che Autostrade non avrebbe messo una pietra, solo i soldi, perché chi l'ha fatto crollare non lo ricostruisce. Questo c'è nel decreto Genova, da domani si parte e si comincia a lavorare. Vi giocate una partita importante. Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ci fermiamo per un istante di pubblicità e poi torniamo con Onella Arena.